Ciao a tutti, uè! Oggi dopo tantissimo tempo torniamo con un nuovo spumeggiante episodio di personalità multiple. E vi ricordiamo come sempre che se vi siete persi uno degli episodi precedenti potete recuperarlo cliccando qui in alto sulle schede. Buona visione. Sono rotto. Sì. Fun Numbers. Oggi vi parleremo delle personalità multiple della spugnetta di mare più famosa della TV, ovvero SpongeBob, alias Claudio Moneta. Partiamo subito col botto. Lo sapevate che il nostro caro SpongeBob è uscito dalle profondità dell'oceano ed è divenuto un newyorkese con l'unico intento di scovare? Non si dicono ste cose. Chiedo scudo, rifacciamo. Check. Con l'unico intento di deporre il suo seme nel maggior numero di donne. Avete capito di chi stiamo parlando? Se avete detto Franco della pasticceria qui accanto, avete sbagliato. Ma se avete invece detto Barney Stinson, la risposta è esatta. Per chi non lo sapesse, Barney è uno dei protagonisti della celeberrima serie How I Met Your Mother. In Io ho incontrato te, mi ha rubato l'orologio del nonno, ma sono innamorato, mi lasci fare le puzze, ti ho chiesto di sposarmi, hai detto sì, siamo venuti a trovare Marvin e questo è tutto. E ok, il prezzo giusto, ho vinto una dombaki. Se invece vi dicessimo che SpongeBob, oltre ad aver fatto il puttaniere a New York, si è anche dedicato alla carica di preside di una dei tanti licei americani, ovvero la Liberty High School, vi dice qualcosa? Ha a che fare con un numero. Se avete detto 13, è esatto. Difatti, SpongeBob ha vestito i panni del preside Gary Bolan, dove ha cercato di far mantenere l'ordine a scuola, ma con scarsi risultati. A voi la clip! Ascolta. Data l'enorme gravità dei fatti accaduti durante l'amichevole, saranno più giorni di sospensione. Ma non è finita qui! SpongeBob, ovvero Moneta, si è dovuto sporcare le mani del sangue di molti uomini vissuti nell'800 d.C. Le sue nobili gesta si possono ammirare nel personaggio dell'emiro Ziadat Allah in Vikings. Ci sono molti particolari che non capite su come funzionano le cose qui da noi. Se volete un consiglio, vi conviene accettarle così come sono. Questo è il modo migliore. Per quanto riguarda i film, Moneta lo possiamo ritrovare in The Tournament, dove ha doppiato un attore conosciuto ai più per il suo ruolo di Cavaliere delle Cipolle nel Trono di Spade. Ecco a voi Liam Cunningham. Signore e signori, benvenuti a The Tournament. Gli amanti dell'horror possono ricordare uno SpongeBob meno sorridente ma più terrorizzato in Rec, nei panni di Pablo, il cameraman che segue la protagonista per tutto il film. Calma, sta calma, Angela. Devono essere le tubature. Calma, ora cerchiamo l'uscita, non ti preoccupare. Per essere di attualità, i pochissimi e coraggiosissimi che avranno visto la serie, sì, in tre l'avranno vista, Adrian, avranno notato che Moneta ha partecipato e contribuito al progetto interpretando il personaggio del dissanguatore, ovvero Drankenstein. No, Ale, no! No, Ale, sì. No! Quando dico no, è no! Far capire a tutta quella gente da che parte deve stare. Passiamo alla fase 2. Colpisci e terrorizza. Nessuno deve più sentirsi sicuro, nemmeno a casa propria. Immergendoci nel mondo Dragon Ball, tutti noi ormai sappiamo che SpongeBob ha preso le redini di un personaggio principale dell'anime, ovvero Goku. Ehi, Bulma, tanti auguri di buon compleanno! Come puoi farmi gli auguri in una situazione di questo genere? Mi dispiace, ma tra una cosa e l'altra mi sono dimenticato di farti un regalo. A proposito, mi ricordi quanti anni compi oggi? Ma forse alcuni di voi non ricorderanno che SpongeBob è apparso in Dragon Ball già molto prima di vestire i panni dell'eroe che tutti noi abbiamo amato. Avete capito di chi stiamo parlando? Vi diciamo soltanto che ha avuto a che fare con i tornei di arti marziali. Esattamente, ha arbitrato tutti i vari incontri che sono poi entrati nella storia di Dragon Ball. Pazzesco, vero? Signore e signori, possiamo finalmente goderci questo spettacolo unico! La sfida fra Mr. Satan e il nostro nuovo piccolo eroe, Fred! Ma non finisce qui! Moneta è riuscito a reinventarsi più volte nel corso dell'anime, partendo con Zarbon in Dragon Ball Z, Cooler in ben due film... Che Cooler!
No. E persino il generale Blu nel film Il cammino dell'eroe. SpongeBob, dopo aver fatto il preside, l'eroe, eccetera, si è cimentato anche in uno dei personaggi più conosciuti dai ragazzi cresciuti negli anni 90, di un anime che non si fermava nelle nostre case, ma arrivava anche a scuola grazie alle sfide di Beyblade. Molti potrebbero non riconoscerlo, ma ha dato la voce a Lai. Mentre per quanto riguarda uno degli anime più conosciuti degli ultimi anni, sebbene non doppiato in italiano, Moneta si è dilettato nel doppiare Whole Horse negli OAV delle bizzarre avventure di JoJo. Mi chiamo Whole Horse e fra le altre cose sono portatore dello stand detto The Emperor. Oltre a essere stato un preside di una scuola, SpongeBob è stato anche insegnante in niente poco di meno che... Rosana De Pensaci un po' tu! Altrimenti non sarei così disperato. Purtroppo nella vita ho sempre inseguito dei grandi sogni. Il fatto è che occorrono molti soldi per riuscire a realizzarli. Nonché insegnante ed eroe nel liceo UA di My Hero Academia. Miei cari giovani ascoltatori! Benvenuti al mio live show di oggi! Forza, everybody, say hey! E come dimenticarci del protagonista di questo episodio, SpongeBob. Moneta l'ha doppiato in tutti gli episodi del cartone animato e anche nei film al cinema. Eccolo là, il ristorante più elegante che sia mai stato aperto in città. Il Krusty Krab, fabbrica dei Krabby Patty. Con appeso cercasi aiuto sulla vetrina. Per anni ho sognato questo momento. Fra pochi minuti entrerò, andrò sicuro dal proprietario. Lo guarderò dritto negli occhi, mi metterò sulle antenne e poi no, non ce la faccio. Ovviamente Moneta non poteva mancare in uno degli anime più lunghi della storia, ovvero Detective Conan, dove ha prestato la voce a Ninzaburo Shiratori, uno degli ispettori della polizia di Tokyo. A voi la linea. Ispettore Shiratori, polizia di Tokyo. Appena ho saputo che il signor Sakura faceva parte della Genji Botaru, mi sono precipitato qui per collaborare alle indagini. Proseguiamo il viaggio nei ricordi con l'anime Yu-Gi-Oh!, in cui la nostra spugnetta del mare è passata al lato oscuro cimentandosi nel ruolo del cattivo, di nome Pegasus. Fulmina di... Ah no, sbagliato, scusa. Molto bene, giovane Yugi. Devo riconoscere che ti sei dimostrato un duellante valoroso. Sconfiggendo uno ad uno i tuoi avversari, ti sei conquistato il diritto di misurarti con me. Visto che stiamo parlando di lato oscuro, non possiamo non citare uno dei ladri più amati, e non stiamo parlando di Lupin, bensì del famigerato Diabolik, dove Moneta ha interpretato proprio il protagonista. Il ladro che conoscevi un tempo non esiste più, è scomparso. Io non rubo per gente come voi. Io rubo a quelli come voi. Non arricchisco i soci dell'organizzazione. Li mando in rovina. Non ci crederete mai, ma SpongeBob ha fatto ancora da insegnante, e questa volta nel famosissimo Villaggio della Foglia. E chi mai avrà doppiato, vi starete chiedendo? Capelli bianchi, maschera sul volto, vi dice niente? No! Sta sto stronzo. Dovrete sfilarmi di mano questi campanelli. E se non ci riuscite, salterete il pranzo. Avvicinandoci di nuovo al mondo marittimo, possiamo ritrovare SpongeBob in un altro degli anime più apprezzati e conosciuti al mondo. Stiamo parlando di One Piece, dove ha interpretato non uno, non due, non tre, ma ben cinque personaggi diversi, ovvero Full Body, Rob Lucci, Kuro, Dracul Mihawk e Mr. 3. C'è qualche appassionato di Shaman King del pubblico? Se sì, allora vi ricorderete di Moneta nel ruolo dello spirito custode del protagonista, ovvero Amidamaru. Ah, nel laboratorio di Dexter, SpongeBob che cosa faceva? Ve lo diciamo subito. Doppiava Major Glory. Ottimo lavoro, Krunk! Per un attimo ho temuto che potessero avere la meglio su di noi, ora possiamo consegnarli nelle mani delle autorità competenti. Qualcuno di voi ha mai mangiato i semi di girasole? Sono molto buoni. E sapete a chi altro piacciono molto? Esatto, ai criceti. Infatti, Moneta ha dato voce a Boss, in Amtaro. Faremo un elenco dettagliato di tutti i problemi che abbiamo causato ad Amtaro finora, e poi gli chiederemo scusa. Sono sicuro che lui ci perdonerà e tornerà da noi, non ci può abbandonare così. Per l'ennesima volta, SpongeBob ha deciso di intraprendere una strada priva di luce, vestendo i panni del colonnello Archer nella prima serie di Full Metal Alchemist. Per concludere questa lunga carrellata di personaggi dei cartoni animati, ricordiamo anche Moneta nei panni di Mandok in Nico e la Spada di Luce, Suga nei film d'animazione di Kenny il Guerriero e la Piastrina in Esplorando il Corpo Umano. Per quanto riguarda i videogiochi, uno dei più recenti in cui si può apprezzare il buon lavoro di Claudio Moneta è proprio nell'esclusiva PlayStation 4 Days Gone, dove interpreta Mark Copland, il capo del campo omonimo. A te la linea! Che è successo?
Un altro attacco. Pedone sulla superstrada. Facciamo una squadra e inseguiamoli. Non guardare me non è un mio problema. Hanno preso Manny. Hai mandato Manny a caccia di scorte. Io coordino il campo, Dick, ma non impongo niente a nessuno. Va al diavolo, Coop! Ah, e sempre di recente è stato possibile ascoltare la spugnetta di mare nel ruolo di uno dei boss di Sekiro Shadows Die Twice. Ho capito. Fino a quando tu sarai in vita, il sangue del drago non sarà mai mio. In Assassin's Creed 3 e Assassin's Creed Rogue ritroviamo Moneta nei panni di Ethan Kenway, il padre del protagonista del terzo capitolo. Temo che il tempio non fosse che una grotta dipinta. Però conteneva immagini scritte dei precursori, significa che siamo vicini. Non abbastanza, direi. Dobbiamo raddoppiare gli sforzi, crescere di numero e fondare una base permanente qui. Benché il sito ci sfugga, sono certo che lo troveremo. SpongeBob ha indossato anche una tuta molto particolare, concessa dai militari degli Stati Uniti, chiamata nanotuta. Avete capito di chi stiamo parlando? Vi diamo qualche secondo. Se lo sapete, scrivetelo qui sotto. Se qualcuno di voi ha detto Nomad, la risposta è frulla! Stiamo proprio parlando di Crysis! Aggancia la posizione. Torniamo indietro. Nessuno l'avrebbe mai detto di Moneta, ma è riuscito a fare il doppio gioco in un videogioco. Ha infatti dato la voce a BB, uno degli antagonisti di Max Payne. Caro Max! Sprezzava cortesia da ogni poro, marcio fino a ritorno. Cosa diavolo significano? Bastardo. Dai, non fare così. Prendi un sigaro. Non fumo. Caro Max, non ti immagini cosa si nasconda sotto. È qualcosa di immenso. Non hai la minima idea. SpongeBob si è immerso nella città più pericolosa al mondo, ovvero Gotham, e per mimetizzarsi all'interno della fauna cittadina ha interpretato uno dei cattivi che combatte contro Batman in Batman Arkham Origins e Arkham Knight. Stiamo parlando di Deathstroke. A quanto pare la partita è finita prima di cominciare. I veterani dell'era PlayStation 1 forse si ricorderanno di Moneta nel ruolo di una delle figure più iconiche della console Sony, dal momento che ha interpretato Jack di Jack and Dexter, una delle serie più famose e importanti della Naughty Dog. Ascolta, Vin, sono lieto che tu sia quello che sei. Ora dobbiamo penetrare nella fabbrica di armi, ma gli accessi sono bloccati. Forse il codice che apre le porte è nascosto nel sistema. Al nostro SpongeBob devono piacere davvero molto i videogiochi a tema zombie, avendo prima aiutato il protagonista di The Last of Us, ovvero Joel, nei panni di Bill. Ah, è davvero uno scherzo. A Joel serve un'auto. Beh, anche se ne avessi una funzionante, non è così. Cosa ti fa pensare che la darei a te? Eh? Certo, Joel, fai pure, prendi la mia auto! E poi ho ostacolato il protagonista di un altro gioco di zombie, cioè Dying Light, vestendo i panni di Raiz, il principale antagonista. Voglio proporti un affare. Scommetto che ti riferisci all'Antizin. Ah, tempi duri. Cosa offri in cambio? I tuoi servigi? La tua fedeltà? Forse prenderò entrambe le cose. E come dimenticare Moneta in qualità del comandante della nave spaziale Normandy? Ebbene sì, ha interpretato il comandante Shepard sia in Mass Effect 1 che in Mass Effect 3. Ma non nel 2. Guarda i miei tre occhi. Non nel 2. Com'è possibile? Calmati, caporale. Un soldato deve sempre mantenere il sangue freddo, non solo in battaglia. Nel 2005 veniva rilasciato un gioco davvero splatter che mi ha appassionato molto all'epoca e mi ha fatto avvicinare al mondo Marvel. Sto parlando di The Punisher, dove SpongeBob ha incredibilmente torturato e ucciso col nome di Frank Castle. Video. Devo riarmarmi per attaccare i mercenari. Non merda. Joan ha fatto un'altra infornata di biscotti. Ma facciamo un salto su una delle catene montuose più famose al mondo, ovvero l'Himalaya.
Ci troviamo infatti in Kirat, una regione governata da un perfido dittatore di nome Pagan Min. E secondo voi chi ha doppiato questo tiranno? Se avete detto Franco, la risposta è errata. Ma sì, è ovvio che si tratti di Moneta. Alzati, bello. Riconoscerei ovunque quegli occhi. E infine ricordiamo SpongeBob in numerosi altri videogiochi come Alice Madness Returns, Apex Legends, Bloodborne, Call of Duty, Dead Space 2, Harry Potter, Il Padrino, Infamous, Medieval 2, Resident Evil 6 e Revelations, The Witcher, Uncharted 3 e Warcraft. Bene, anche questo video è giunto al termine. Ovviamente vi ringraziamo per averci seguito fino a questo punto. Gracias! Gracias! E mi raccomando, non dimenticate anche di seguirci su tutti i vari social. Esatto, su Instagram, dove siamo più attivi, dove potete magari schifarvi o magari... divertirvi. Esattamente. Ma soprattutto non dimenticate anche di scriverci qui sotto nei commenti se abbiamo dimenticato qualche personaggio a voi caro doppiato dal buon Moneta. Esatto. Se avete notato qualcosa di strano, magari... nostro abbigliamento outfit. Questa maglietta potete trovarla nel link in descrizione qui sotto. Potete usarla un po' magari come straccio, potete bruciarla. Fateci quello che volete. Beh, allora questo video è finito, quindi ciao.